Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale. Oggi un nuovo video e finalmente il beauty makeup da battaglia, video che vi piace veramente tantissimo vedere sul canale. Questo è un video che faccio in collaborazione con la mia dolcissima Ilaria, a cui mando un grossissimo bacio, Cuculov. Il suo canale ve lo faccio passare sempre qui in sovraimpressione, ma ormai sapete bene chi è perché andate sempre a vedere il suo video o... Mi raccomando, andatevelo a vedere, chiaramente vi lascio giù nell'info box il link diretto sia al video gemello che al suo canale. Io so che la conoscete tutte quante perché ormai questo video lo facciamo veramente da tantissimo tempo insieme, però chiaramente se non la conoscete, dopo aver visto il mio video, andate a mettere in play anche il suo e andate a scoprire anche il suo beauty makeup da battaglia. Questo video, come ben sapete, la maggior parte di voi lo sanno perché mi seguono qui sul canale, è un video... con il quale vi facciamo vedere tutta la roba che utilizziamo periodicamente di make-up. Personalmente io lo faccio anche per smaltire dei prodotti che magari sono aperti da un po' di tempo. Vedete anche quelli che sono i nostri gusti in fatto di make-up al momento, perché chiaramente io vi faccio vedere quello che sto utilizzando in questo momento. Il mio beauty sta veramente scoppiando, quindi io direi di cominciare subito e di vedere cosa c'è all'interno del mio beauty make-up da battaglia. Pesco random, la prima cosa che pesco è un prodotto per le sopracciglia che conoscete benissimo. Questa è una palette, una piccola palette per ridisegnare le sopracciglia della Shiseido. Questa qui l'ho vinta in un giveaway della Lolla tantissimo tempo fa. E sempre per le sopracciglia sto cercando di terminare e portare a termine l'Eyebrow Define di Wycon. È un gel per sopracciglia completamente trasparente, anche se voi lo vedete un po' sporchino, ma è perché lo passo sopra le sopracciglia dopo che le ho ridisegnate, per cui si è sporcato, ma in realtà ne manca veramente pochissimo. Questa è la seconda confezione che compro e mi trovo benissimo. È sempre per le sopracciglia, quindi partiamo dalle sopracciglia. Io utilizzo tantissimo il gel di Nabla, il Brow Pot, questo qua è nella tonalità Neptune, è un medium ash che utilizzo tantissimo soprattutto durante la settimana, quando praticamente voglio che le mie sopracciglia siano perfettamente ferme tutto il giorno. Pesco poi random anche il mio Lane Low di MAC, questo qui è il Paint Pot che utilizzo come primer su tutta la palpebra mobile e che ormai è quasi terminato. Mi sono fatta uno spazietto qui accanto così vedete piano piano tutta la roba. E pesco random anche una matita, questa qui è la matita labbra Invisible Lip Liner di Kiko, infatti non si vede nulla, ed è quella famosa matita labbra che si utilizza nel contorno labbra per evitare che comunque determinati rossetti possano sbavare, per esempio i rossetti magari più cremosi eccetera, e quindi fa durare il rossetto, lo lascia fermo sulle labbra senza che si possa muovere. Pesco pure random la mia palettina di illuminanti, la Highlighting Palette in Solstice di Sleek, di cui vi ho parlato veramente infinite, infinite volte. L'ultimo video che vi ho proposto sugli illuminanti è Mi illumino d'immenso, vi metto qui il link diretto al video per andarvelo a vedere. Questa palette per me è l'amore della mia vita, sconfinato. L'ho acquistata su Machillalia e me ne sono assolutamente innamorata, perché ci sono degli illuminanti fantastici molto ma molto validi, e quindi la porto sempre con me nel mio beauty make da battaglia. Pesco anche questa matita di Wycon, questa è la XXL nella tonalità Champagne, che io utilizzo per ripulire la zona attorno alle sopracciglia dopo che le ridisegno. È molto molto sfumabile, è una bellissima matita, e anche se questo è un color champagne, in realtà è un colore molto discreto che mi piace tantissimo attorno alle sopracciglia, tanto veramente. Porto sempre con me un burro di cacao, e questo è il momento, anche se sta finendo perché ne manca veramente pochissimo, del burro di cacao della Yves Rocher alla pera e cacao, è limited edition regalatami dalla Dolce Carmen. Ciao tesorins, che chiaramente ne approfitto per salutare in questo video. E poi ho riscoperto questo stupendo matitone di Kiko, questo era della vecchia collezione Daring Game, vi faccio uno swatch accanto allo champagne, e questo color è un color top con una punta di viola stupendo. Io questo lo utilizzo come base prima di applicare gli ombretti di questo stesso colore, perché siccome sapete che in questo periodo, se mi seguite sui social, sono assolutamente in fissa con i malva, mi piace tanto truccare gli occhi di questo colore e poi mettere magari un bel malva come quello che indosso in questo momento, che sì, lo so, vi state chiedendo qual è questo rossetto, non te l'abbiamo mai visto, è l'Ordinary Babe di Mulac, il rossetto che è uscito per i 3 anni di anniversario di Mulac. Non ho resistito, me lo sono acquistato. E poi pesco random anche il mio dolcissimo Fix Plus, che mi vado subito a
spruzzare in viso al cocco. Questo qui è una edizione limitata e sta anche finendo perché, come potete vedere, ne manca veramente poco. Questo è un Fix Plus aromatizzato al cocco della collezione Work It Out, lo avete visto nei miei video haul, visto e stravisto. Dopodiché pesco anche questo mascara di Sephora, che è l'Outrageous, che conoscete benissimo. È questo mascara con questo scovolino piccolino che permette di prendere benissimo tutte le ciglia. Io l'ho ripreso perché sta veramente finendo e quindi lo volevo ultimare, anche se credo che poi, quando sarà in offerta, lo ricomprerò. E pesco anche il mio infallibile 24 ore matte di L'Oreal nella tonalità 22 beige glat, radiant beige, che sta finendo, ce n'è veramente pochissimo. E vedrete tanti fondotinta in questo video. Andiamo avanti, sto cercando di lasciarvi le cose per le labbra alla fine. Ho rimesso nel mio beauty questo blush stupendo di Wycon dei Color Round. Questo è il 104 ed è un color salmone bellissimo, salmone, arancio, non so perché mi è venuto salmone, che per questo periodo è bellissimo, come anche azzeccatissimo quest'altro Desert Powder di Wycon, sempre, questo qui nella tonalità rosa corallo 3. Blush che ho utilizzato per il mio matrimonio. A tal proposito vi metto qui il link diretto al video nel quale vi faccio vedere come ho realizzato il make up del mio matrimonio, per tutte quelle nuove che magari non lo sanno perché è un video vecchio, perché mi sono sposata già 2 anni fa or sono. E come terre ho la Sun Club di Essence nella tonalità Lighter Skin, che praticamente è ciao 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 bella che è andata. Odore di cocco buonissimo. L'unica cosa è che questa terra è finita praticamente subito, cioè sta finendo. L'ho utilizzata veramente poco, l'avrò comprata che era dicembre, insomma siamo ad aprile ed è già finita, mentre praticamente la mia terra di Wycon, che è sempre qui, la terra che io utilizzo per il contouring, il bronzing powder numero 4, ve lo faccio vedere, sto attenta perché si è rotto già da tempo. Come potete vedere anche questo è già bello che è scavato, ma questo praticamente avrà un paio di anni adesso, infatti la scadenza sono 24 mesi, mi devo sbrigare perché comunque sta per scadere. Comunque utilizzo queste due terre, questa per il contouring e questa per dare l'effetto, diciamo, abbronzato al viso. Le amo entrambe, anche se questa non credo di ricomprarla perché veramente è durata veramente poco, cioè manco 4 mesi, e comunque era molto ma molto polverosa. Altro fondo adorato è il Givenchy, anche questo sta finendo, ce n'è veramente poco. L'Eclat Matissime di Givenchy, questa è nella tonalità 4 matte beige, che io ho acquistato verso i primi di gennaio. Sì, ai primi di gennaio. È un ottimo fondotinta per chi ha la pelle mista e grassa come la mia, mattifica benissimo, ha un buonissimo odore di rosa, stupendo, e a me non lucida affatto, quindi potrei anche pensare di ricomprarlo se non fosse per il prezzo proibitivo. Altro highlighter, questo qui è il Vivid Baked Highlighter di Make Up Revolution, e questo è nella tonalità Golden Lights, è quello più chiaro che c'è, ed è una sorta, diciamo, di dorato molto illuminante, ed è quello che mi vedete messo adesso, che però ho utilizzato con il Fix Plus, perché da solo non si vede un granché. O perlomeno si vede, ma io che voglio l'effetto lampadina sparkle, si vede poco. Altro blushino carinissimo, che anche questo, di questo mi ha omaggiato la Dolce Carmen, è il Matte Touch Blush, appunto, nella tonalità 20 Berry Me Up di Essence. Ragazzi, questi blush sono top, quindi ve li consiglio negli stand se li trovate, perché sono veramente, durano un casino. Andiamo avanti, vabbè, piega ciglia di Wycon, che ve lo dico a fare, quello per me è importantissimo, io lo porto sempre ma sempre con me. E altro fondo, ultimo fondo, è il MAC, lo Studio Fix Fluid nella tonalità NC20, di cui vi ho parlato in milioni di video, e non per ultimo nel video, diciamo, dei top beauty di questo mese. Vi metto qui il link, video che faccio con la Chiaretta, ciao tesorins, saluto pure te, che ho promosso perché è un fondo stupendo, spettacolare. Andiamo avanti, altra roba che pesco dalle taschine laterali. Madonna ragazze, questa volta verrà un video lunghissimo. Allora, eyeliner di Essence, questo è il Liquid Ink Waterproof, che vi consiglio e straconsiglio, e mi alterno anche con questo di Wycon, il Precision Eyeliner Black. Sono tutte e due ottimi eyeliner, quindi ve li consiglio se siete alla ricerca di eyeliner low cost che durino tutto il tempo. Come matite per le sopracciglia, per le sopracciglia, giusto? Abbiamo questa qui di Wycon, che praticamente si chiama Eyebrow Definer, nella tonalità
2, non si legge più il nome, sta finendo, infatti la sto cercando di utilizzarla per finirla ed è ottima per le sopracciglia. Due matitine long lasting di Wycon, una è la bianca, la Frost, e l'altra è la Gold, quella dorata, diciamo. Vi faccio chiaramente gli swatch perché molte di voi mi dicono: perché non ci fai gli swatch? E quindi ve li faccio per farvele vedere, ve le metto accanto. Una è la Gold e l'altra è la bianca, veramente bellissime queste matite di Wycon, molto molto belle e molto molto valide soprattutto. E poi ho i miei due correttori di Wycon, che sono il correttore verdino per le imperfezioni rosse, quindi per i brufolini, e il correttore arancio che utilizzo per coprire le occhiaie. Questi due per me sono essenziali, io non posso stare senza, e quindi me li porto sempre dappresso. Andiamo avanti! Ho rispolverato questo ombrettino in crema di Wycon, questo qua è il numero 5. Questo colore è stupendo, questa sorta diciamo di azzurrino molto riflessato, guardate quanto è bello, e con questo colore ci potete giocare tantissimo perché potete utilizzarlo come base e poi magari utilizzare sopra dei colori anche più scuri secondo me. E poi ho anche la mia cipria che ormai sta finendo, la Nude BB Magique, l'ho messa al contrario, della L'Oreal per le pelli chiare, che è praticamente questa qui. In realtà io non so se questa sia una cipria o sia un fondo diciamo compatto, perché c'è anche la sua spugnetta sotto e anche lo specchietto, che però non vorrei accecarvi. L'ho comprata una volta in offerta, ma veramente tanto tempo fa in offerta, e devo dire che la amo perché mi sta durando un casino di tempo, cioè io l'ho aperta veramente tantissimo tempo fa ed è ottima. Come anche non può mancare la mia palette di correttori di Wycon, questa è la numero 2, guardate quanto sono consumati perché praticamente sta finendo anche questa è la seconda che acquisto, e vi metto qui il link diretto al video nel quale vi faccio la review di questa palette, che è comodissima, e quando non voglio portare appunto quei correttori lì in stick porto questa e sono a posto. Sto amando follemente anche questo liquid concealer, quindi correttore illuminante di Wycon nella tonalità più chiara, che utilizzo appunto per illuminare la zona sopra le occhiaie. Lo utilizzo anche per fare un po' di highlight, mi piace tantissimo, veramente molto molto buono. Un altro blush, che è questo di Wycon, il Baked Blush, questo è nella tonalità numero 102 ed è questo arancio sberluccicoso, che è anche quello che indosso oggi, vedrete presto questo make up stupendo e glitterato, quindi stay tuned. Dopodiché secondo me ci sono solo prodotti per le labbra. Cioè, vabbè, la mia penna correttiva di Wycon, che praticamente adesso è rimasta solo una punta nuova, quindi dovrò andarla a comprare. Questa è ottima per le sbavature del make-up. E poi ho visto che ho degli eyeliner che sto cercando di smaltire, sono 3 e sono di Wycon. Sono questi colori stupendi, ve li faccio vedere perché secondo me meritano. Uno è questo qui ed è il Quick Eyeliner nella tonalità Navy. Uno è questo viola, ve lo metto qui accanto, e questo è nella tonalità prune, questo qui, li chiudo bene perché sennò si seccano, e l'altro è nella tonalità teal, che è un verdino praticamente. Sono questi 3 eyeliner, quindi teal, prune e navy. Sono bellissimi, l'unica cosa, io li adoro gli eyeliner colorati, solo che l'unica cosa è che certe volte sbavano. Per cui quando io li metto, se non uso un buon primer che me li faccia tenere belli saldi, possono anche andare via. E vabbè, poi ho la matita color burro di Wycon, la classica color burro, che metto qui accanto, che utilizzo spessissimo per la... sì, è la 2 burro, per all'interno dell'occhio, soprattutto di settimana quando ho l'occhio molto sguercio, diciamo un po' sonnacchioso, diciamocelo. E poi un'altra matita è questa qua di Catrice, questa eyeshadow pen della collezione Le Grand Bleu, ed è una limited edition, almeno quello che riesco a vedere. È una matita bellissima che io utilizzo sia sulla palpebra mobile, sia sulla waterline, quindi sotto qui sulla linea, sulla riga inferiore dell'occhio all'interno, ed è questo stupendo colore rosino metallizzato che vi dà una botta di vita la mattina soprattutto, bellissimo. E di questa ringrazio la Martina, ciao tesorina, oggi è un video di saluti perché me l'ha regalata lei. Poi ho anche questo matitone, questo long lasting stick eyeshadow nella tonalità 18, che sarebbe praticamente un grigio, che ce l'ho ragazze da veramente tantissimo tempo, e quindi voglio un attimino
coltivarlo se ci riesco, è questo grigio bellissimo riflessato, quindi l'ho messo qui nella mia postazione così un po' lo utilizzo la mattina per truccarmi. E altro mascara che per me è una rivelazione, perché quando lo comprai mi sono innamorata, è il Maxi Volume Supreme di Supreme, non lo so, comunque di Wycon, che ha questo bel questo scovolino bello cicciotto che io utilizzo in combo con il, appunto, con il Outrageous di Sephora, e l'effetto è questo, perché li ho usati oggi, sono veramente bellissimi, e anche questi sto cercando un po' di ultimarli. Andiamo alle matite labbra, vi farò chiaramente gli swatch perché molte di voi me lo chiedono. La prima che pesco è questa qui della collezione Kimono Kisses, la numero 1 Pink Obsession, che personalmente mi piace veramente tantissimo come colore e che riesco ad abbinare a tantissimi rossetti che io ho acquistato ultimamente, una sorta di rosa fucsia bellissimo. Questa matita è stupenda, però la tinta labbra che era in combo con questa matita la odio perché mi fa venire tutte le pellicine, quindi quella la uso raramente. Altra matita per le labbra automatica è la Long Lasting Lip Liner di Essence nella tonalità 1 Ready for Red, che manco a dirle un rosso, ed è questa qui, questa rossa bellissima. Questa io l'utilizzo con tutti i rossetti rossi, il Ruby Woo o comunque diciamo la tinta quella rossa di MAC, insomma quando metto il rosso utilizzo questa. Poi ho questa matita Minaccia Scuro, che è la numero 11 di Wycon, che vi consiglio perché è un colore molto particolare che io riesco a utilizzare benissimo con tantissime tinte che ho, ed è questo qui che è una sorta appunto di Minaccia Scuro, però più che vinaccia sembra un color marsala scuro, molto molto bella, queste costano poco e sono validissime. Altra matita cult è la numero 5, la Lovely Frappuccino di Essence. Voi sapete che praticamente questa matita, sapete tutti che la amo, tanto che è una ragazza che mi segue anche su Facebook, lei sa chi è perché si vede i miei video, mi ha scritto, dice ma l'hai usato, l'altra volta ho messo una foto però non mi sto ricordando assolutamente qual era il rossetto che indossavo in quel momento. Ah sì, forse avevo il Really Me di MAC, che è una sorta di nude freddo, e avevo utilizzato questa per contornare le labbra, e lei mi ha scritto sotto al commento, cioè top questa ragazza, non mi ricordo benissimo, credo sia Beatrice Monaco se non sbaglio, perdonami tesoro se non ho detto bene il tuo nome ma non mi ricordo, lei mi segue praticamente su Facebook, ma ho scoperto anche su YouTube chiaramente, e mi ha scritto l'hai usata con la Lovely Frappuccino, no? Io sono impazzita perché ho detto madonna, ma tutti sanno che amo sta matita, infatti la amo follemente, ed è questa qui che vedete qui, che è una sorta diciamo di malva scuro, rosa bellissima, e io la uso veramente anche la mattina quando faccio colazione, come dico sempre. Altra matita che sto amando follemente e che la sto utilizzando, l'ho utilizzata anche oggi per l'Ordinary Babe, quindi segnatevelo, è la 536 delle Smart Lipstick Fusion di Kiko, che praticamente è questo marrone che nasce praticamente per essere abbinata al suo marrone Fusion, sempre di Kiko, è questo stupendo marrone che io praticamente un po' malvato, che io sto utilizzando con tutte le tinte tipo lingerie, quindi la Honeymoon, la Embellishment, ma con tutti comunque quei colori marroncini, anche con alcuni rossetti che adesso vi faccio vedere. E sempre delle Smart Lip Pencil Fusion, questa qui ve la voglio segnalare, questo color mango bellissimo, è la 505, che ho comprato per abbinarla appunto ad un rossetto che adesso vedrete, ed è questo colore stupendo, sempre un colore molto ma molto gestibile, molto utilizzabile, e anche queste matite sono stupende intanto, queste Fusion, quindi compratele. È un'altra lip liner di Essence, la 11, la Be a Game Changer, che è praticamente un nuovo arrivo, l'ho comprata da poco questa qui, ve l'ho fatta vedere in qualche video haul, adesso non ricordo però in quale, che è questo color prugna scurissimo, anche questa è una matita particolare che però io mi ritrovo ad utilizzare facilmente perché comunque ho moltissime tinte scure, color prugna, quindi la posso utilizzare random benissimo.
E ancora un'altra matita top per tutti questi colori marroncini malvati che utilizzo in questo periodo è la Neve, la Pastello di Neve Cosmetics. Scusate, certe volte do certe cose per scontate, ma in realtà vi dico che è del brand Neve Cosmetics è la Pastello Marmotta Rose, che è praticamente un marroncino rosa, rosato, perfetto per tutte quelle tinte tipo Lolita, tipo la mia Huda Beauty, la mia tinta Huda Beauty, la Trendsetter, che è una sorta di tinta marroncino, la Celebrity Skin di Jeffree Star, la tante, insomma, è questa qui, per intenderci, questo marrone rosa bellissimo, bella veramente, questa quando finirà me la andrò a ricomprare sul sito di Neve o comunque andrò alla bioprofumeria. E poi ho una matita nera, vabbè, semplice, l'automatic eyeliner nel 114 Black di Wycon, che utilizzo tantissimo, è una di quelle lì automatiche che io adoro perché non bisogna temperarle, perché in questo periodo sono in fissa con le matite automatiche perché odio temperare le matite. E altra matita che pesco adesso random è questa qui per gli occhi, che è la sempre di Wycon, però vi volevo dire il numero ma si è cancellato. Credo sia il numero 15. È una matita bellissima che per il periodo, diciamo, primaverile adesso è stupenda. Tra l'altro l'ho utilizzata in un make-up, vi faccio passare la foto e tutte mi avete detto che questo make-up era bellissimo e lo volete vedere, quindi qualche giorno ve lo giro, ve lo devo girare. Dopodiché credo, è un'altra matita, è questa qui che è la matita praticamente color argento, sempre delle long lasting di Wycon. Non mi piacciono queste long lasting ed è questo stupenderrimo, cioè guardate quanto è bella, le matite queste qua di Wycon sono veramente la fine del mondo. Poi tra l'altro le long lasting durano veramente un'infinità di tempo. Sono rimasti quindi i rossetti, quindi adesso qui abbiamo fatto gli swatch delle matite, adesso qui cercherò di farvi gli swatch dei rossetti. Partiamo da una tinta cult del momento, che è praticamente la Kat Von D nella tonalità Lolita. Ma ragazze, dove ve le sboccio? Qui? Ma speriamo, io spero di non sporcare tutto. Comunque, la Lolita, che praticamente ormai voi tutte conoscete, che è un colore iper mega galattico, io non l'ho acquistata qui in Italia ma l'ho presa a Las Vegas quando praticamente sono andata a metà gennaio, ed è un colore cult questa qui, questa è una delle più belle in questo periodo, se ne parla tanto. E ho praticamente riscoperto questa Kisses and Ride di Wycon, questa è nella tonalità 3 Cookie Love, che è una sorta, diciamo, di tinta un po' che si asciuga però non del tutto. È questa qui, questa marrone che sta sotto, che è molto molto bella, è un color terra bellissimo, a me piace moltissimo e la sto riutilizzando in questo periodo. Jeffree Star, shakeriamo, sapete che io shakero sempre, la No Tea No Shade, vabbè, che ve lo dico a fare, che cosa ve lo dico a fare, che questa qui è una delle mie preferite, l'ho presa da poco. Ed è questa meraviglia delle meraviglie, guardate quanto è bella, è una sorta, diciamo, di color prugna con dei riflessi bronzati sopra, non lo so, ma ancora so descrivervi quanto è bella. Poi ho questo rossettino di MAC che mi piace tantissimo e che mi rendo conto che lo uso tantissimo, è un satin. Sì, ed è Hot Chocolate di una vecchia collezione di MAC, della Vibe Tribe, se non sbaglio. Il colore è veramente meraviglioso e mega galattico. Ed è un color malva con riflessi cioccolato. Stupendo, bellissimo questo rossetto di MAC. Altro MAC, però parliamo della Retro Matte Liquid Lip Color, sempre il famoso scioglilingua. Questa qui è la So Me ed è una delle ultime tinte nude uscite in quest'ultimo periodo. Vedrete dei colori molto simili tra di loro, perché io praticamente in questo periodo ho degli standard mentali praticamente, ed è questa qui, la So Me, bellissima. È un malva ancora più scuro. Spero di non far cadere niente. Passiamo a Kiko, questo qui è il 304 dei Velvet Passion ed è, che ve lo dico a fare, un colore che vi ho promosso nell'ultimo video dei top 5 rossetti del periodo. È questo stupenderrimo qui sopra, bellissimo, mi piace veramente tantissimo. Questo è il 304 e mi pare che ce n'è un altro sempre di Kiko, sì, questo qui sempre dei Velvet Passion, che è il 316, madonna non ci vedo, che è praticamente questo qua, ve lo metto sotto, anche questo è un colore stupendo, anche questo è un ultimo arrivo,
Ve ne ho parlato tantissimo e ve l'ho fatto praticamente vedere indosso nell'ultimo video Get Ready With Me con Salted Caramel, con la palette di I Heart Makeup. Poi questo matte lip chubby di Wycon nella tonalità, madonna mia, non ci vedo, sì, 4 mattone chiaro, che praticamente molte di voi me lo vedono indossato ogni volta, mi dicono madonna che bello, ma che cos'è? Ed è questo qui. Guardate quanto è bello questo color mattone chiaro, dice. Ma comunque questi matte lip chubby, se vi capita di andare da Wycon, prendeteveli anche tutti perché sono stupendi, durano tutto il giorno. E poi abbiamo un rossettino di MAC. Ah, vabbè, questo è un must have ed è il MER di MAC. Anche questo è un rossetto che per me, cioè, deve stare in tutte le collezioni di make-up delle ragazze, questo qui. È stupendo, un rosato perfetto per tutte le carnagioni ed è un matte, chiaramente, rigorosamente matte. Ancora questo stupendo rossettino unico, figlio vedovo, figlio di madre vedova, che è l'Urban Decay Psycho Comfort Matte, che vabbè, che ve lo dico a fare, vi ho anche realizzato un make-up, vi lascio sempre tutte le varie schede per andarvela a vedere i video, ed è questa meraviglia qua, fucsia, madò. Con dei riflessi azzurri bellissimi, questi costano 19 euro, questi rossettini, mica poco. Dopodiché abbiamo un altro MAC e questo è una new entry e ve ne ho parlato, aiuto, c'ho un capello, ve ne ho parlato nell'ultimo update dei rossetti di MAC. Questo è il Paramount, è un satin, un marrone scuro bellissimo, è questo qui. Guardate quanto è bello, bellissimo, perché l'effetto è proprio lucido sulle labbra, quindi i satin però rimangono tantissimo, quindi a differenza, diciamo, dei cream sheen durano di più. E poi ho il mio amato Kiko nella tonalità 13 dei vecchi Unlimited Stilo, madonna quanto mi piace questo color malva, ragazze. Guardate quanto è bello, no, è troppo bello questo qui. Tra l'altro questo è un rossetto particolarissimo perché è uno di quei rossetti che mettete e sembra che sia cremosissimo, che vada a finire sulle pieghette e quant'altro, invece poi si asciuga e ciao, per levarlo ci vuole l'aiuto del Signore. E poi abbiamo questa tinta di Jeffree Star che vado a shakerare al solito, non vorrei far muovere tutta la telecamera. Questa è la Leo, che è una tinta stra mega fica, che anche questa l'ho desiderata tantissimo e infatti poi me la sono presa, ed è questo marrone, questo color nude aranciato stupendo, stupenderrima, bella veramente. Qui c'è un mare di roba ed infine l'ultima tinta che io ho amato follemente è una delle, si chiama Geisha, è un rossetto liquido matte ed è nella tonalità numero 4. Sì, numero 4, non c'ha nome, pensavo che c'aveva il nome. Questa qui me l'ha regalata sempre la mia dolce Carmen, a cui mando un grosso bacio, l'ennesimo grosso bacio. Ed è vabbè, che cosa ve lo dico a fare? È un bordeaux pazzesco, un bordeaux mattonato stupendo. Queste sono tutte le tinte e i rossetti del momento. Stop, finish. Abbiamo finito, eccoci. Come al solito mi sono riempita e mi devo andare a pulire subito. Mi raccomando, andate a vedere anche il video della dolce Ilaria, a cui mando un grosso bacio, ciao tesorina. E niente, scrivetemi sotto nei commenti quali sono i vostri must have, cosa portate dentro la vostra pochette, cosa utilizzate durante la settimana e quali sono i colori che vi piacciono di più. Stay tuned, ciao!